il crocifisso è scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui tetti. Il Vangelo di oggi è così bello, così chiaro, che ho voglia di rileggervelo, perché parla molto meglio lui di tutti i nostri commenti. Chiedo solo allo Spirito Santo che apra il mio cuore, i vostri cuori e i cuori di tutti coloro che ascoltano il Vangelo. Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, cioè verso noi, diceva: siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Importante questo riferimento al Padre. Lo dice in un'altra parte del Vangelo: siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Viene da fare una preghiera o Spirito Santo, sarebbe così semplice, sarebbe così facile aprire gli occhi al mattino e dire: il Signore ha fatto sorgere ancora il sole su tutti. Insegna anche a me a aprire gli occhi su tutti. Aiutami a non giudicare, e così io spezzerò il filo del giudizio. Aiutami a non condannare, per non essere anch'io condannato. Quante volte, dopo che si è sbagliato, si desidera essere perdonati. Credo che questo è un sentimento che hanno anche gli altri. Date e vi sarà dato. Poi c'è questa espressione che non so se è chiara per tutti: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata in grembo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai dato a qualcuno un certo quantitativo di grano per mangiare, 2 chili, 3 chili, 4 chili, chi lo sa, il Signore te lo restituisce, ma come fai? Non hai un sacchetto, non hai niente. Allora immagina, tutti avevano grembiuli, immaginate le nostre nonne 50 anni fa, quei grembiuloni lunghi, no? Proprio, e sopra magari ancora un altro grembiule, quello da cucina. Bene, dice, questo è un ottimo contenitore, tira su le cocche del grembiule e avrai un bel sacchetto, ti sarà versato chili e chili di roba, una misura buona, pigiata. L'oste, se serve il vino, magari gli lascia indietro un pezzettino di bicchiere, no? No, bicchiere traboccante. Colma, traboccante, vi sarà versata in grembo. C'è solo da dire: Signore, aiutami a vivere questo. Soprattutto spendo una parola ancora sul perdonare, per chiedere la grazia al Signore per me e per voi. Dobbiamo tagliare i pensieri che si rifanno ancora al passato. Quante volte noi riandiamo, riprendiamo, ma non era giusto. Ma cosa ho fatto di male perché mi trattasse così? Ma come faccio a perdonarlo dopo che mi ha tradito, dopo che è stato nel letto con un'altra donna? Ma come faccio?
E devo chiedere al Signore questa grazia, perché se noi non perdoniamo, noi siamo prigionieri del peccato. E vi riporto per la centesima volta quell'esempio, magari quelli là non l'hanno mai sentito e quindi gli serve. Ho provato a vedere, era un gioco che si faceva tanti anni fa, quando magari si andava a prendere nidi, noi che vivevamo in campagna, si catturava magari il merlo, si catturava il fringuello, lo si metteva nella gabbia e poi quando ci si voleva divertire crudelmente si prendeva l'uccellino, gli si legava uno spago sottile alla zampa, l'altro, il capo dello spago lo legavi alla tua mano e poi andavi lì e lasciavi andare l'uccellino. L'uccellino non gli sembrava vero di essere libero, si innalzava nel vuoto, sbatteva le ali e andava, ma quando lo spago era finito l'uccellino si fermava, sbatteva le ali forsennatamente e il bambino lo recuperava nella sua mano. Una libertà bruciata dal gioco, e guardate che Satana fa così con noi. Se noi non perdoniamo, lui ci tiene legati con lo spago a sé. Ci sembra di essere liberi, ci muoviamo, ma al momento opportuno lui ci recupera. E allora cosa bisogna fare? Bisogna perdonare. Io uso una parola più semplice, più popolare. Bisogna saper cedere. Bisogna saper cedere. Quando abbiamo ragione, perché cedere quando abbiamo torto è un dovere. Ma cedere quando abbiamo ragione è Vangelo. E qui mi rivolgo soprattutto al mondo femminile. Io tante volte posso parlare così perché anche fino a ieri ho lodato il mondo femminile e lo lodo sempre. Voi donne siete superiori a noi uomini in tantissime cose, purtroppo anche nella ostinazione. Tant'è vero che non l'ho inventata io l'opposizione delle mamme che non vogliono mollare il loro figlio ed entrano in rotta di collisione con quell'altra donna che vuole prendersi questa creatura. Non ho mai sentito che un genero e un suocero avessero la stessa litigiosità delle suocere e delle nuore. Mai sentito. Forse qualche caso c'è, ma mai. Care donne, siete meravigliose, purché sappiate cedere. Ma cedi. Non è giusto? Cedi. E soprattutto prega per la persona che tu ritieni di non poter perdonare.